ciao a tutti ragazzi, è da un bel po' che non facciamo più video, ora ripartirò col canale alla grande. E come sempre ho avuto tante cose da fare, allora ho detto lasciamo i video vecchi, così le persone si riguardano un po', si vedono già tanto la maggior parte delle cose che ci sono da dire sulla Germania, sono già nei miei. In ogni caso, oggi volevo rispondere ad una domanda che mi ha fatto un utente ma che reputo sempre attuale. E la domanda era la seguente: come si vive in Germania? Sempre classica domanda. Allora, io come ho detto all'utente, è una domanda a cui è difficile rispondere, ragazzi, è difficile. Però, ci sono dei però, delle cose oggettive si possono dire, ovvero come si vive in Germania? In generale è molto tranquilla. Ora, è chiaro, è inutile che sotto mi si scriva, non so, io vivo vicino ad una discoteca, c'è casino, ci sono i ragazzi, chiaro, parliamo in generale. In generale la Germania è molto più tranquilla di altre nazioni. Argomento criminalità. La Germania è una delle nazioni con meno criminalità in Europa e nel mondo. Questo è vero, in quanto l'Austria fa meglio della Germania, un altro paio di nazioni in Europa, tre nazioni, ma la Germania è comunque lì, ai primi. Ed è così, nel senso che io vi faccio solo un esempio, nel paesino in cui vivo io, al supermercato, i carrelli della spesa non vengono legati, cioè non è che bisogna mettere l'euro per prendere il carrello, è solo un esempio, questo so che non avviene in tutta la Germania, nel mio paesino avviene, se non ci credete posso anche fare un video. Paesino, io sono qua vicino all'Olanda, ce ne sono un sacco, è difficile che qualcuno si sogna di legarla, vi dico la verità. Poi la persona che viene a rubarle c'è di sicuro, perché c'è di sicuro, però in generale sinceramente non è così. Poi, argomento numero 3, il lavoro. C'è tanto lavoro in Germania? Ragazzi, sinceramente sì. Dipende poi dalla zona, il lavoro ce n'è tanto e in quasi ogni mansione, chiaramente non può essere, io non posso dirvi sì, venite qui, trovate lavoro al 100%, quello è difficile dirlo perché dipende da voi, dalla fortuna, da tante cose, però in generale vi posso dire che è molto facile che voi troviate lavoro. È uguale dove vivo in Germania? No, non nel senso che l'est è diverso dal nord, dal sud, dall'ovest. Dove spostarsi dipende da voi. Se volete magari essere più vicini all'Italia, consiglio Baviera o Baden-Württemberg. Se invece al contrario vi interessa più il nord, allora Amburgo, Berlino, l'ovest della Germania. Anche nell'est ci sono città. Poi dipende da voi, comunque dipende molto da voi. E un'altra cosa che volevo dire per quanto riguarda la Germania, argomento infrastruttura, argomento strade. Le strade, ragazze, sono al top. Sinceramente sono al top in Europa. Io ho viaggiato tanto in Europa, ci sarà qualche buca, ci sarà qualche zona magari meno, magari nelle grandi città dove non è che si può asfaltare ogni giorno per il traffico, magari lì sì, però in generale fidatevi, la situazione.
nella media europea, nella media, niente di... Non avrei alcun lato negativo sul welfare da dire, nel senso se hai bisogno ti aiutano, probabilmente la Scandinavia ha un welfare maggiore, anche se non ci vivo, quindi bisognerebbe vedere poi nel particolare, però comunque già la Germania offre un buon welfare. Niente, io spero di avervi aiutato un po'. E ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Un saluto, ciao ciao.